Allora, c'è ancora qualcuno che deve prendere posto. Buonasera a tutti e buonasera naturalmente a Jean-Paul Fitoussi, professore economista, professore emerito a Sciences Po a Parigi, insegna anche al LUIS e, cosa che è rilevante per il dibattito di oggi, ha fatto parte della commissione voluta da Sarkozy nel 2008, era la commissione per la misurazione della performance economica, la dico tutta per esteso, e del progresso sociale, e questa commissione è andata avanti dal 2008, nel 2011 c'è stato il primo rapporto su questo argomento, si chiamava questa commissione anche con le iniziali dei suoi componenti SSF, cioè Stiglitz, Sen, come Amartya Sen e Fitoussi. Adesso è in preparazione il secondo rapporto su questo tema, su questo stesso tema che naturalmente comprende la questione dello sviluppo sostenibile e sarà presentato, se mi diceva e se non sbaglio, a Seoul alla conferenza dell'OCSE, quindi l'argomento diciamo è caldissimo, avrà anche dei dati nuovi su questo. Lo sviluppo sostenibile e il tema di andare oltre il PIL è una questione di cui si parla da un po', appunto sicuramente dal 2008 e la coincidenza poi con la crisi economica e poi anche con la crisi del 2011 dell'Eurozona come dire, ha dato maggiore enfasi e spazio a questo tema, ma è un tema caldo anche oggi. Anche alla luce dei temi che ci riguardano molto da vicino, nella discussione pubblica, anche sul caso italiano, nel rapporto con l'Europa, il tema se le regole, se gli indicatori devono essere messi in discussione o no, è una questione per l'appunto calda, dibattuta. Allora io procederei così. La parola al professore, il professor Fitoussi, che farà un quadro di questo tema, andare oltre il PIL, se il PIL è un indicatore in grado di dirci qualcosa di più che non lo stato dell'economia, se debba essere superato, e quindi questa prima parte. Poi invece in una seconda parte, molto gentilmente, si concede, professor Fitoussi, alle domande, e le domande naturalmente andranno nei temi caldi, caldissimi. So che c'è anche il ministro Tria in sala e quindi insomma. Prego, professore. Sì. Lei ha detto che stiamo finiscendo il rapporto. No, sarebbe un incubo per me. L'abbiamo finito. Hai già finito, va bene. Prima imprecisione. Ho avuto paura perché sono tornato un po' indietro. Abbiamo sofferto 5 anni per fare questo secondo rapporto. Dunque, di che si parla? Di che si tratta? Ogni politica vuole migliorare la situazione della popolazione, migliorando un indicatore. Il problema è di che dobbiamo migliorare. La crescita di che e per chi. E il problema è che prendiamo il PIL come misura di tutte le cose. Ma il PIL ha dei problemi. Non perché è un indicatore vecchio, perché la gente che ha concepito il PIL, la contabilità nazionale, era bravissima, era al corrente dei shortcoming del PIL, dei difetti del PIL e della contabilità nazionale. Sapevano tutto. Che Samuelson diceva che accade quando un professore sposa la sua donna di servizio e la risposta è il PIL scende.
perché integra negli scambi domestici quello che era un scambio di mercato. E questo è la riparazione. Dunque lo sappiamo, ma qui, adesso, c'è un fenomeno nuovo, diciamo, nuovo relativamente, perché sembra nuovo perché lo sottolineiamo oggi, da poco, ma è un fenomeno che dura da 30 anni, che è la crescita nel mondo della disuguaglianza. Della disuguaglianza all'interno di tutti i paesi. Dunque si sa che un indicatore come il PIL perde della sua significatività quando la disuguaglianza aumenta. Prendo un esempio. Se la crescita è di 5% del PIL, ma concerne solamente 1% della popolazione, e 99% della popolazione non hanno visto niente di crescita, a che serve la crescita? Dunque siamo caduti su questo problema che non è minore. La crescita ha senso quando concerne una grande maggioranza della popolazione, non quando concerne una piccola strata della popolazione. Per esempio, negli Stati Uniti bisogna sapere che il 1% degli americani più ricchi hanno avuto 92% della crescita dal momento della crisi finanziaria, della crescita, non del PIL, della crescita del PIL. Dunque questo significa che abbiamo bisogno di avere un strumento che dà il PIL tenendo conto della disuguaglianza. Questo strumento esiste, abbiamo tante misure della disuguaglianza e tanti modi di fare dire al PIL quello che significa. Per esempio, possiamo prendere come misura i 10% i più ricchi su i 40% i più poveri. Dunque già dà un'idea dell'evoluzione del PIL. Non voglio essere tecnico, ma possiamo fare ancora più complesso e avere delle misure della disuguaglianza interessanti che sono qua per dare una relatività al PIL. Possiamo dire, per esempio, avere un sistema di corrispondenza dicendo che se la crescita è di 5%, ma la disuguaglianza ha aumentato di 1%, facciamo così come la crescita fosse di 1%. Possiamo avere una tavola di corrispondenze tra la variazione della disuguaglianza e quella del PIL. Ma il PIL ha altri difetti, e questi difetti sono anche ben noti. Voi sapete, per esempio, che il terrorismo fa crescere il PIL. Fa crescere il PIL perché dà da fare a delle professioni che devono ricostruire o mettere in terra quelli che sono stati ammazzati. Mi spiace di dire questo, ma è vero. Gli eventi in Giappone hanno avuto un effetto sul PIL, allora che hanno ammazzato una parte importante della popolazione giapponese. E poi, quando c'è un aumento della violenza in un paese,
questo aumento della violenza fa crescere il PIL perché la gente tende a proteggersi contro questa violenza, avendo del sistema di sicurezza a casa e avendo anche delle armi. Questo è il caso americano. C'è un problema di PIL. E questo è il problema che ha Trump adesso. Adesso abbiamo quasi ogni settimana 11 persone che sono ammazzate da un pazzo con un'arma che esiste in un numero di 300 milioni negli Stati Uniti. Allora, se si vieta, se diventa vietato di avere un'arma, l'industria delle armi caderebbe e farebbe cadere il PIL. Ma possiamo porre un'altra domanda. E allora il PIL cade. Ma questo significa che il benessere della popolazione cade? No, al contrario. Il benessere della popolazione aumenta perché c'è meno violenza, c'è meno paura, c'è più sicurezza quando la gente va per la città e dunque c'è una qualità di vita che è migliore, obiettivamente. L'insicurezza nelle città è una cosa che, è, che fa dei guasti terribili sulle malattie psicologiche della gente. Hanno fatto un studio per dimostrare che quando uno è testimone di un morto, di un incidente mortale, lui crederà che il numero di incidenti è cresciuto e dunque si sentirà in una situazione di insicurezza minore e lui avrebbe rapproché, come si dice? Rapproché. Rimproverare. Lo Stato per non avere abbastanza poliziotti, per non avere abbastanza sicurezza, organizzato la sicurezza nella città. Dunque ci sono tutti questi problemi e c'è il problema che il PIL non tiene in conto gli scambi non mercantili, quelli che si fanno nella famiglia. E che quando si contano si avvicinano a 30% del PIL. Ci so che contano il latte maternale. Il latte materno. Mi scusi per il mio italiano. Si capisce benissimo. Non posso fare niente. Dunque, questo significa che abbiamo bisogno di un altro indicatore. Perché non prendere il benessere? E allora abbiamo deciso di prendere il benessere. Ma che significa il benessere? Bisogna avere degli indicatori del benessere. E ci sono due scuole. La scuola obiettiva, che è difesa da Amartya Sen, che è quella di identificare i fattori obiettivi del benessere, e la scuola soggettiva, che si basa sulla stima delle persone sulla loro qualità di vita. Come va il vostro benessere? Pone delle domande, fa delle indagini e quello che ci siamo accorti è che
le indagini davano delle risposte giuste in anticipo della misurazione dei fattori obiettivi del benessere. I fattori obiettivi del benessere sono ovvi. C'è la salute, l'educazione, il lavoro decente, la sicurezza e la sicurezza economica. C'è anche l'ambiente, perché l'ambiente è diventato un problema quando i figli hanno avuto tutti l'asma, e dunque la gente se ne è accorto che la pollizione aveva un effetto molto importante sulla vita corrente della gente. E c'è il trust, la fiducia nelle istituzioni e la fiducia negli altri. Questo si chiama il capitale sociale. La fiducia negli altri è una cosa, e nelle istituzioni e nella politica è una cosa essenziale. I problemi che abbiamo in Europa è che l'Europa ha perso la fiducia della gente. Perché la gente vota contro l'Europa? Per questa ragione. Non c'è più fiducia. Basta promesse, un po' di risultati. È quello che la gente domanda all'Europa. E la salute è una cosa veramente importantissima, perché a che serve la ricchezza quando uno è malato, quando uno va per morire? Ma niente. L'educazione è un fattore obiettivo, perché va pari passo con la sociabilità, dunque il capitale sociale, la salute. Più una società educata, meno ha dei problemi di salute, e il benessere, di essere in buona salute, di avere fiducia nelle istituzioni e di avere molti amici. E il terzo, l'ultima questione che importa, è quella di cui dovevo parlare dall'inizio, è la sostenibilità. La sostenibilità, che significa la sostenibilità? La sostenibilità significa che ogni generazione riceve almeno lo stesso capitale che la generazione precedente. Capitale nel senso lato. Nel capitale c'è il capitale fisico, il capitale economico, il capitale ambientale, la natura, il capitale umano e il capitale sociale. Se lasciamo alla generazione futura la stessa quantità di capitale di cui abbiamo goduto, allora c'è sostenibilità. Se è minore, non c'è sostenibilità. Questo ci fa capire in modo molto diverso il dibattito sul debito pubblico. Non so che è una domanda calda. Infatti sto lì pronta. Non so che è una domanda calda. Ho detto la parola debito, io ero lì, aspetta. Allora lei mi pone la domanda? Posso farla una domanda sul debito? Sì. Se si può come dire, intervenire e variare l'indicatore, il PIL, scegliere altri indicatori, se si può fare questo, e se si possono ridurre le disuguaglianze facendo debito. La metto così. Allora vado a rispondere in un modo
indiretto, ma la risposta sarà diretta. Perché il debito che è? Il debito è un elemento del bilancio della nazione, della ricchezza nazionale. In una nazione la ricchezza nazionale è composta all'attivo di tutti gli attivi, di tutti i capitali di cui ho parlato, e anche del capitale immateriale, che è molto importante oggi, che proviamo a misurare ma per il momento non ci siamo, che è l'adesione alla democrazia. Quando dico che è molto importante l'adesione alla democrazia è perché c'è un'evoluzione verso la democrazia illiberale. E questo è terribile. Se per diminuire il debito pubblico di 1% andiamo nella direzione dell'illiberalismo, della democrazia. Allora, se vediamo la ricchezza nazionale, diciamo, vediamo le politiche che possono fare crescere la ricchezza nazionale e con la ricchezza nazionale quello che diamo alle generazioni successive. Le politiche, quelle che hanno effetto sui due lati del bilancio, sul debito e sull'attivo. Se per facciamo delle politiche di austerità, sappiamo che queste politiche distruggono del capitale. Anche se non misuriamo questo capitale, distruggono del capitale economico, ovvio. Quante shops, negozi chiudono quando c'è una crisi, una quantità enorme di fallimenti, di imprese. Dunque il capitale economico decresce, il capitale umano decresce perché la disoccupazione cresce e non c'è più learning by doing, job training, quello che chiamiamo l'educazione dal lavoro, che si impara lavorando, quello che si impara lavorando. Dunque il capitale umano decresce, ma sappiamo di quanto. Il capitale sociale decresce in una società dove c'è una politica di austerità che colpisce la gente in un modo forte, la fiducia sparisce. Le relazioni sociali diminuiscono perché uno che non ha più lavoro non ha più relazione sociale o ha molto meno relazione sociale. Dunque questo significa che abbiamo una parte che misuriamo delle conseguenze della politica, la riduzione del debito, e una parte che non misuriamo, la diminuzione del capitale. E quando proviamo un'evaluazione, e l'abbiamo provato, siamo arrivati a dei cifre enormi, 200 trilioni di dollari per gli Stati Uniti e 500 per l'Europa. Questo significa che abbiamo distrutto molto di più di capitale che abbiamo risparmiato in termini di debito. E significa soprattutto che lasciamo alle generazioni future un capitale più basso. E dunque le generazioni future non saranno in grado di avere lo stesso tenore di vita che noi e lo stesso benessere di noi.
questo è un problema. Dunque, rispondo alla sua domanda. Sì, sì. Se noi abbiamo una politica di riduzione della disuguaglianza, facciamo aumentare il capitale sociale e il capitale umano. Questo siamo sicuri. Siamo sicuri anche che facciamo aumentare la produttività. Non parlo dell'uguaglianza totale, dell'uguaglianza teorica, no, ma della lotta contro la disuguaglianza eccessiva. Allora facciamo aumentare degli elementi di capitale molto importanti che vanno a avere un effetto sul benessere. Il benessere è la variabile che vogliamo che cresce, che cresca. Che cresca. Che cresca, e dunque facciamo questi sforzi e abbiamo dei risultati. In poche parole, questo significa che le politiche che abbiamo fatto, ma è tra di noi questo, sono tutte sbagliate, che abbiamo fatto? Abbiamo fatto sparire del capitale, ma come non si vede? Non però lo sappiamo. In Italia le abbiamo fatte bene, perché il debito è aumentato tanto, allora in Italia dobbiamo pensare che il debito non ha aumentato, ha aumentato poco, ma veramente poco, è aumentato dappertutto. E io mi dico, guardando l'Italia, che è il debito dell'Italia? 130% del PIL, va bene? Che è il debito della Francia? 100% del PIL. Che è il debito degli Stati Uniti? 100% del PIL. Non c'è un mondo di differenza tra il debito dell'Italia e il debito della Francia. Ma c'è una differenza sulla ricchezza del settore privato. Il settore privato italiano, ma questo anche tra di noi, è molto più ricco che il settore privato francese. Perché non avendo pagato le tasse... No, ma è vero! Durante un periodo, allora ha potuto comprare delle case, e ogni famiglia in Italia ha delle case, non è lo stesso né in Germania né in Francia. Dunque, e questo è la controparte del fatto che il debito è più alto in Italia. Ma questo significherebbe piuttosto che l'Italia è un paese più ricco di Francia e di quelli che hanno un debito più basso. Una volta ho avuto un dibattito con un ministro tedesco, mamma mia, questo ministro tedesco è quello che aveva inventato l'espressione l'Europa Club Med, che non voleva fare l'Europa Club Med con il Sud, che pensava solamente alle vacanze. Ma queste idee rimangono. 2 mesi fa o 3 mesi fa un ministro tedesco ha detto lo stesso cose, che non vuole pagare ai mondicanti italiani perché loro vanno in vacanze, ha detto. Dunque l'Europa, questo è l'Europa Club Med, e mi ha detto che pensi? Io ho detto ma guarda la Germania, guarda il tuo paese con i buoni occhiali. Che avete come ricchezza? Non tanto, quasi nulla, niente. Non avete nemmeno il sole. E gli ho detto,
E gli ho detto, guarda, io sono venuto con piacere enorme per essere professore all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Se questo istituto fosse a Düsseldorf, non sarei mai andato, mai. Ma è vero, no, ma no, non sono scherzando o facendo della demagogia. Sono parlando di un paese che è molto ricco e che si crede povero. Perché c'è un esercizio nazionale in Italia, è l'esercizio dell'autoflagellazione. E io sono stato colpito da un fatto, ma che ho capito recentemente, non è una scoperta che avevo fatto molti anni fa. E il fatto che quando viaggio, e viaggio per il mondo, come molti in questa sala, in tutti gli aeroporti sono pieni di negozi italiani, di merce italiana e di cibo italiano. Nelle grandi città del mondo, i quartieri più ricchi sono pieni di negozi italiani, di merce italiana. Che significa? Per me significa che l'Italia è il solo paese veramente globale. È un paese che ha fatto condividere il suo gusto da tutti gli altri. E questo è una cosa enorme. Questo significa una potenzialità enorme. E allora, per rimanere su questo problema, mi chiedo, che è questa commedia che vediamo oggi tra la Commissione e il governo italiano, che litigano per 0,4% del PIL. Va bene, perché anche a livello statistico, puramente statistico, non è significativo. Non sappiamo se l'errore non è molto più... Sì, lo sappiamo, che l'errore di calcolo è molto più grande di quello che misuriamo come variazione. Dunque, se in poche parole perché ancora, parlo troppo. Ancora, no, ancora 2 minuti. Poi... Ancora due? Aveva detto che la televisione. Che parlavo, è la televisione. Che parlavo, no, va bene. Allora, direi che in un modo o l'altro dobbiamo avere delle politiche che si interessano a due cose, il benessere della gente, che suppone la piena occupazione, perché questa parola è sparita dal nostro vocabolario, e poi la fiducia, eccetera. E questo si costruisce. Non è una cosa impossibile da raggiungere. E la seconda cosa è di fare crescere la ricchezza nazionale. Non fare decrescere il debito pubblico. È stupido. E così com'è, io, conoscendo i debiti di tutti quelli che sono nella stanza, dico che quello che ha il debito minore è il più ricco. Sarò sbagliato, sicuramente, perché è il contrario, quasi il contrario. Quasi il contrario. Dunque, quello che importa è la ricchezza nazionale. E quando abbiamo una visione parziale
si dice parziale e partiel, non so. Parziale. No, no, parziale significa che in inglese si dice partial e parziale. Dunque, ci sono due parole. No, no, una. In francese una parola, in italiano? Una. Una ancora. Ma significa che vediamo un lato del problema, sì. E l'altro significa è che siamo di cattiva fede. Ah, sì. E però è la stessa parola in italiano. È la stessa parola. È la stessa parola. Dunque, la visione di concentrarsi sul debito, sul disavanzo, su qualsiasi indicatore parziale, è una visione sbagliata. È una visione che non conduce a delle politiche buone per la gente, a delle politiche che hanno successi. E non è per caso se le nostre politiche non hanno successi. Non hanno successi perché sono adesso basate su degli indicatori, uno che è diventato una religione, perché bisogna sapere che non è stato sempre così nei lavori degli economisti. Era un periodo dove il debito, il disavanzo non importava. E c'era un periodo dove si dice bisogna che il disavanzo pubblico compensa l'insufficienza della domanda globale. E adesso diciamo delle cose terribili, cose così, il debito sarebbe un peccato di lasciarlo crescerlo, allora che una crescita del debito che accade in tutte le imprese è il modo per investire sul futuro. Ecco, dunque queste due cose semplici, e c'è una speranza che ne stiamo calcolando questo indicatore a livello mondiale adesso, e il benessere e la ricchezza nazionale, la disuguaglianza ovviamente, e che dunque questo va a fare cambiare le politiche. Pongo una domanda: che sarebbe la reazione di un governo se, studiando una misura di politica economica, vede che questa misura farebbe crescere il PIL ma decrescere il benessere? Che farà? Che farebbe questo governo? Non la prenderebbe. Bisogna prendere solamente le misure che fanno crescere il benessere, ma senza fare decrescere il PIL. Sono d'accordo. La variabile principale è il benessere. Allora, naturalmente ci sono veramente tantissimi spunti nelle cose che lei ha detto e incrociano tutti i temi di cui stiamo parlando in questi giorni. Allora, lei ha detto Bruxelles, e l'ha detto poco fa, l'aveva detto in qualche intervista che avevo ritrovato, Bruxelles è sul punto di lasciar cadere la democrazia per non avere debito oltre il 60%, ma questo significa che lei considera che la stabilità dei conti, perché
penso che questa affermazione ne contenga tante, dentro questa affermazione ce ne sono almeno che ne ho contate, che la stabilità dei conti e la stabilità sociale sono necessariamente contrapposte, significa che le tendenze a andare verso una democrazia illiberale oppure un esito populista, per usare in modo senza tante cose definitorie, nel senso più generale di questa parola, che una deriva populista, se la vogliamo dare così, deriva da politiche di rigore di bilancio e in realtà non è tanto Bruxelles, nel senso la Commissione europea soltanto, ma sono governi europei, quindi governi democraticamente eletti, sono molte istituzioni, la Banca Centrale Europea, che dicono il contenimento del debito per l'Italia, è una priorità. Lei, diciamo, ha ridotto l'importanza della questione del debito nella sua analisi, però noi italiani ci portiamo addosso, sappiamo che abbiamo il fardello del debito, ce lo portiamo dietro dagli anni Ottanta, che incide sulla nostra vita e incide anche in realtà sul giudizio che i mercati danno sull'Italia. Lo spread è alto anche in rapporto alla questione del debito. Allora le chiedo, come stanno insieme con quello che lei diceva queste cose? E poi, insomma, non è un po' semplificato dire che, se mi permetto, dire che la deriva verso una democrazia liberale viene da questo? È una bella domanda. Veramente. Veramente bella, difficile a rispondere, ma comincerò dal lato il meno complesso. Prima delle regole non c'erano regole e i paesi non sono andati in fallimento. Non sono andati in fallimento. Prima di Maastricht. Prima di Maastricht. Vabbè, allora dobbiamo uscire da Leo. Bisogna ricordare che c'era questo periodo. Secondo, non ci sono queste regole in America, in Giappone. E c'è stato quello il populismo. Trump, quello che so è che non vanno bene, male, vanno bene, no? Meno di 3% la disoccupazione negli Stati Uniti, 4% la crescita negli Stati Uniti. E non deve niente a Trump, eh? Lasciamo cadere no, Trump. Però lei ha detto che non c'erano che c'erano le disuguaglianze, ha detto in America il benessere non ce n'è. No, quello che dico è che tutte le politiche che sono basate su, direi, dei sentimenti religiosi, tipo è un peccato di lasciare aumentare il debito, sono sbagliate. Non avere vis-à-vis della politica economica, non avere un'attitudine dottrinale. Bisogna essere pragmatico. E per essere pragmatico bisogna chiedersi la domanda: che è la strategia che consente al debito di diminuire il più velocemente? E lo sappiamo, la strategia che la storia lo dice, non c'è eccezione, la strategia che consente al debito di diminuire è la crescita. Se non è crescita, se la politica impedisce la crescita, il solo risultato sarà un aumento del debito pubblico. Terzo punto, forse poca gente lo sa, ma l'Italia è il paese dove il debito ha aumentato il meno. Non parlo della Germania che ha rubato un po'. Sì, avendo un surplus di 8%, un ladro, no, va bene.
Ma dico che in Francia il debito ha aumentato molto di più che l'Italia. Perché? L'Italia ha avuto durante la crisi finanziaria una politica restrittiva e il solo paese a non avere seguito il consiglio del G20 di avere una politica di espansione. Ah, sì, Tremonti. Sì. Lo dico. È vero. Dunque, questo spiega perché il debito non è salito molto di più e perché la differenza tra il debito italiano e il debito francese decresce. Dunque l'Italia su questo punto, e non direi che ha fatto bene, perché ha la disoccupazione giovanile che è terribile. Come accettare questo? Un paese dove c'è un problema demografico come l'Italia, come accettare che la risorsa rara che è rappresentata dai giovani, che sono pochi, è lasciata senza lavoro? Come spiegare questo? Non me lo spiego, non posso capirlo. Questo non ha nessuna razionalità. È una distruzione di risorse, una distruzione di capitale che vediamo ogni giorno. E allora che io non crederò mai uno che mi direi ma questa è la conseguenza normale del fatto che non possiamo mantenere un debito così alto. No, non è vero. Perché dobbiamo diminuire la ricchezza? Con Stiglitz abbiamo chiamato il capitale che sparisce durante queste politiche o durante questa crisi, missing capital, il capitale mancante. Alla fine della crisi c'è un capitale mancante, ma non lo sappiamo di quanto è. Dunque, per rispondere alla sua domanda, che è importante, io direi non sono per il debito, sono per scegliere il modo di farlo diminuire alla più grande velocità possibile. E per questo so che ho bisogno di crescita, ho bisogno di investimento. Ecco, e arriviamo alla crescita, che è l'altra questione, perché poi appunto lei mi pare quindi riconosce che il debito debba scendere, che sia meglio che scenda. No. Io dico che sarebbe meglio che scenda, ma non al prezzo dell'aumento della disoccupazione. Sì, li mette in relazione, nel senso se c'è, si può fare debito per, nella sua opinione, per produrre, però non è ben chiaro come, posti di lavoro. Però le faccio questa domanda perché oggi c'era un interessante articolo su Corriere della Sera di Alesina e Giavazzi. Mamma mia, sì. Non vanno bene. Vabbè. Però la posso fare la domanda? Sì, posso. Farla, va bene. Allora, Alesina e Giavazzi però citavano oggi un economista che invece forse più, che lei conoscerà sicuramente, che è più vicino alle sue posizioni, che si chiama Olivier Blanchard, del Fondo Monetario Internazionale, e che ha un'impostazione keynesiana, no? Quindi penso più vicina anche alle sue idee, e dicono, perché mi pare questo sia emerso come dato oggettivo, lo scontro con l'Europa molto è sulle previsioni di crescita. C'è il ministro Tria nel questo famoso dato della crescita contenuto nella manovra, e loro dicono attenzione, perché con le misure che sono state messe in atto dal governo giallo-verde, e cioè il reddito di cittadinanza, la riforma, la quota 100, il taglio delle tasse che non è molto importante, ma comunque vale intorno ai 2 miliardi, la scommessa del governo
italiano e che questo porti a una crescita. Bruxelles e anche altre istituzioni dicono che queste misure e questi numeri, con questi numeri non portano crescita, e citano Alesina e Giavazzi, che non li dobbiamo nominare, però ormai l'ho nominati e quindi ci stanno, Olivier Blanchard che dice attenzione, perché in realtà per tante ragioni queste misure potrebbero invece essere recessive, quindi arrivare a una specie di paradosso per cui una manovra che è nelle intenzioni espansiva in realtà si traduce in una, a una forma recessiva. E Olivier Blanchard dice se questo timore di recessione deriva dal fatto che c'è lo spread, che le banche hanno qualche problema, che bisogna mettere anche lì la fine dell'aiuto della Banca Centrale Europea. Insomma, tutti i fattori che fanno sì, sommati, che creano il contesto per cui le manovre, che sono le misure contenute nella manovra, potrebbero non portarla questa crescita. Allora volevo chiederle che idea si è fatto e se si può verificare questo paradosso, dove però il debito è una questione rilevante. Ancora una bellissima domanda, ma questa volta è molto più facile per me di rispondere, perché ho lavorato un sacco di tempo con Blanchard, abbiamo fatto 3 libri insieme e molti articoli, ma il problema è che le previsioni sono delle previsioni. Non conosciamo il futuro. Non lo sappiamo. Dunque diciamo 1.5, 1.2. Possono essere diverse, perché parlano anche di questo. Certo, nell'articolo. Certo. Questo dicono le previsioni. L'ho letto perché sì. Sapevo che avevo questo lì. Dibattito, perché di questi non leggo niente abitualmente. Dunque, volevo dire che Blanchard, con il Fondo Monetario Internazionale, perché lei sa che a un momento, in un momento di disperazione, nella scuola anti-keynesiana ha inventato il risultato anti-keynesiano, l'effetto anti-keynesiano. L'effetto anti-keynesiano è di dire che una politica di espansione crea la recessione e dunque una politica di recessione crea l'espansione. Non è vero, vero. Vero. E uno che credeva molto a questo era Trichet. So che Draghi non crede a questo. E che hanno fatto il Fondo Monetario Internazionale? Hanno fatto un studio di tutti gli episodi di politiche fiscali e hanno mostrato che mai questo caso è successo. Mai una politica di espansione ha creato della recessione. Quindi sbaglia, allora, sbaglia. Ma no, c'è un Montesquieu che diceva, non so come dire, lo dico in francese, donnez-moi deux lignes écrite par un gentilhomme, je le ferai pendre. Significa, datemi 2 linee scritte da un gentiluomo e io lo farò pendere, come dire? Impiccare. Sì, esecutare. E questo significa che loro hanno preso in un paper di Blanchard una parte, perché Blanchard non può dire questo dopo aver dimostrato che non esistono dei casi di questo genere. Quindi, adesso, per essere ancora più chiaro,
non sono qui per difendere il governo italiano. Non sono qui per dire che ha ragione. Non sono qui per dire che la politica che è condotta è la migliore possibile. Però le posso chiedere a questo proposito... Ma posso dire che le critiche che sono fatte sono di cattiva fede e ho sempre avuto come principio di guardare quello che parla. Quando vedo che è il più grande ladro di Europa che critica l'Italia... Chi è il più... Cioè la Germania, sta dicendo? Juncker. Juncker, che ha fatto... Vabbè, però... che ha fatto crescere il debito pubblico dappertutto l'Europa, perché ha rubato la base fiscale dei paesi europei. È lui che dice però... all'Italia: ah, voi avete un debito troppo alto? Ah, va bene. Io mi dico, ha impedito all'Europa di avere una politica fiscale vera. E Juncker l'ha impedito. E ne sono sicuro perché ho studiato sì, questo però, caso. No, per carità. Non erano previste, non lo so, nella nostra cosa, però per carità. Io volevo chiederle però, a proposito, visto che siamo sul governo italiano, e anche però fare un'obiezione al tema Juncker, nel senso, non mi pare che sia Juncker l'unico interlocutore ad aver criticato alcune misure, no? Non è l'unica voce in Europa, ci sono i governi, l'Europa è una... Non c'è soltanto la Commissione europea, ci sono i governi, poi c'è stata la preoccupazione di Mario Draghi, espressa in modo molto diretto e in modo insolitamente diretto, quindi la Banca Centrale Europea, poi ci sono le istituzioni italiane, nel senso l'Ufficio parlamentare di bilancio che non ha validato per la prima volta la composizione, cioè ci sono tanti elementi, Juncker è uno e naturalmente... È il suo giudizio. Non è un giudizio. Ma io non voglio difendere Juncker. Non è un giudizio, è una cosa reale. Non è un giudizio. Juncker ha fatto la fortuna del Luxembourg così. Tutti lo sanno. E c'era il LuxLeaks, come questo scandalo. Ma l'ha fatto dall'inizio questo, ha fatto la fortuna in aumentando il disavanzo pubblico degli altri paesi europei. Quindi bene, allora mi chiedo una domanda, non ho niente contro il personaggio Juncker, non mi interessa questo, ma quello che mi interessa è di sapere com'è l'Europa ha avuto il coraggio, tra virgolette, di nominare Juncker come presidente della Commissione. Ecco, però... Come mai? Questo significa segnale ai popoli. Però era tra l'altro il primo caso in cui era eletto con un cambiamento, no? È stato il primo caso in cui il Presidente della Commissione Europea era in qualche modo, con una correzione rispetto al passato. Però io non voglio, non è una difesa, mi interessava di più la questione generale, e cioè lei ritiene, visto che diciamo... non trova legittime da parte di Juncker per le ragioni che lei ha detto, ma da parte anche degli altri, le critiche sono state fatte alla manovra, sì. le chiedo questo, lei ritiene che ci sia un atteggiamento pregiudiziale, di pregiudizio, di giudizio politico nei confronti dell'Italia, cioè che l'eventuale bocciatura, il contenzioso che si è generato con l'Italia è frutto di un pregiudizio o di una decisione tutta politica che non ha basi nella concretezza del modo in cui il governo ha presentato la manovra? No. Pregiudizio contro l'Italia non lo credo. Pregiudizio contro i paesi del sud lo credo.
Però hanno, è solo con l'Italia che c'è un pregiudizio simile contro la Francia, perché la Francia è parzialmente un paese del sud. E c'è lo stesso pregiudizio, e si vede che c'è lo stesso pregiudizio. Si vede com'è la tecnostruttura di Bruxelles esamina i conti francesi come esamina i conti tedeschi, che sono i più truccati. Non si sa? Perché c'è un'altra cosa che non si sa, è che il disavanzo pubblico e il debito pubblico in Germania è molto più alto di quello che si dà, perché hanno fatto un fondo distaccato del budget per l'unificazione tedesca. E allora io non capisco più niente. Allora mi dite, 0,4% è terribile, un insulto all'Europa. Ma no, ma che significa? E hanno tutti truccati i conti. Perché la Germania è stata così gentile? Perché si sapeva che la Grecia truccava i conti. Si sapeva. Perché la Germania era così gentile con la Grecia? Beh, perché truccava anche i conti. Lo dico e posso provarlo. Quello che dico qui posso provarlo. Posso provare che si può manipolare le date in un modo legale per mettere in fondi speciali distaccati del budget delle cose che non sono contate come disavanzo o debito pubblico. Ha capito che siamo qui in una specie di grande menzogna. Se dico questo non è per difendere l'Italia, è per difendere la Francia, per difendere l'Europa. Per me quello che vorrei è che, sono federalista, e che c'è un paese che si chiama Europa. È il mio sogno. È stato sempre il mio sogno. Ma che vedo? Vedo una tecnostruttura, come ho detto, che va di insuccesso a insuccesso, di échec en échec. Sì, insuccesso in insuccesso. E che fa finta di non accorgersi. Ogni anno il populismo cresce, ogni anno i partiti estremisti crescono, ma crescono davvero. Perché, per esempio, abbiamo pensato in Francia essere liberati di Le Pen, ma no, Le Pen è per le elezioni europee il primo partito di Francia, davanti a Macron. E come mai continuano la stessa politica? Quando vedono che la popolazione rigetta questa politica, come fanno a continuare a avere la stessa politica? Questo non posso capirlo, almeno che loro non sono democratici. Forse loro sono inventando la democrazia illiberale, che consiste a dire ai popoli: guardate popoli, voi avete il diritto di voto, che significa voi potete cambiare governi, ma non avete il diritto di cambiare politica. Governi sì, politica no. È quello che accade dappertutto, in Grecia, in Italia. Però, sì, io ho altre due domande da farle, perché poi appunto dobbiamo. E una è proprio su questo. Lei dice,
In realtà noi vediamo che nei singoli paesi non c'è la stessa, come dire, l'opinione pubblica non va tutta nella stessa direzione. Ci sono populismi che sono in un certo senso adesso tra virgolette più rigoristi, cioè che invece vogliono delle politiche di bilancio e anche hanno un atteggiamento nei confronti dell'Italia, del debito, molto più severi. I populisti ricchi, però l'Europa è fatta di ricchi, di poveri, ma ci sono anche i ricchi, no? E quindi c'è un tema di questo tipo, la difficoltà di armonizzare elettorati, non decisioni che vengono necessariamente prese dall'alto, sono elettorati che hanno obiettivi diversi, non crede che sia così. L'altra cosa però che volevo chiederle, non vorrei che rimanesse fuori, è un suo giudizio, perché abbiamo parlato, come dire, del contenzioso in sé tra il governo e il governo italiano, la Commissione europea, e lei ha dato i suoi giudizi, però le volevo chiedere, che cosa pensa della manovra dei provvedimenti cuore della legge di bilancio italiana, e cioè del reddito di cittadinanza, della riforma delle pensioni, superamento della riforma Fornero con quota 100 e di questo piccolo taglio delle tasse, cioè se lei crede intanto che siano armonizzati fra loro e poi che siano dei buoni motivi per fare più debito, cioè fare queste finanziati come sono finanziati, è una buona direzione di marcia secondo lei, e se il reddito di cittadinanza in particolare va nella direzione di come dire, risolvere la questione, insomma aiutare a migliorare la questione delle disuguaglianze. Le chiedo prima questo e poi dei popoli. È difficile come domanda, perché io non ho mai creduto al reddito di cittadinanza, e perché è una proposta neoliberale, che significa che lo Stato ha da dare il reddito di cittadinanza e poi mettere le mani fuori del gioco economico, lasciare le cose andare in questa direzione. Allora, e perché in Italia si sono sbagliate di parole? Non è un reddito di cittadinanza. Quello che si dà in Italia è, come in Francia, il reddito minimo di inserzione, si chiamava inserimento. Inserimento. Inserimento, e adesso si chiama SA di ho dimenticato che significa. Io non supporto le sigle, perché questo significa che uno che parla in sigle non si può capire. Vabbè. Dunque dico che è piuttosto questo genere di misure, e allora mi dico che è una buona misura in Italia. Perché? Lo dico in Italia perché l'Italia non ha un welfare state abbastanza sviluppato, ha un stato di benessere che copre soprattutto le pensioni. Sì. E dunque ha bisogno di avere un stato di benessere più importante. E considero che il reddito, quello che gli italiani chiamano reddito di cittadinanza, il mio consiglio è di chiamare altro, ma o se lo deve convincere Di Maio. Lo stesso è un problema di parola, e questo è una misura dovuta, e poi credo che avrà degli effetti reali dopo 10 anni di abbassamento del reddito. Voi forse non avete misurato, perché non sembrate essere
nella povertà, mi dispiace dire questo. Voi non avete misurato che il reddito in Italia si è abbassato continuamente da 10 anni e che oggi siamo più basso che eravamo prima della crisi finanziaria in Italia è l'unico paese. Dunque c'è bisogno, la gente ha bisogno di avere un po' di soffio, di respirare. Dunque il reddito di cittadinanza, ok. Pensioni. L'abbassamento delle tasse, possiamo dimenticarlo. Che non ci crede. Ma che non ci crede, o è massiccio e ha un effetto, o è minimo e non ha effetto. Quando è massiccio è una misura di destra, bisogna capirlo, che si comincia per diminuire le tasse e poi è obbligatorio di diminuire le spese pubbliche. Ma dunque io non prendo posizione su questo dibattito. Ma sono di sinistra, ma penso che la gente ha il diritto di essere sia di sinistra sia di destra e di litigare tra di loro per trovare la soluzione che conviene in meglio al paese, e questo è la democrazia, e credo alla democrazia. Dunque qui le pensioni credo, il superamento, le pensioni le pensioni. Io ho avuto, ma non è una risposta scientifica che faccio, ho avuto un'antipatia spontanea per la legge Fornero. Gioca facile però, eh? No, perché quando uno mi ha detto che aveva tutto previsto per prendere la sua pensione l'anno dopo, a 63 anni, credo, o 62, non mi ricordo, e che ha imparato un giorno che no, era 67. Quel giorno era il 2011, non era... Com'è? Quando è stata fatta quella riforma era il 2011, cioè c'era una situazione particolare. È stata fatta nel 2011, ma... Questa parte della riforma, spiego la mia antipatia spontanea, è una cosa che si insegna in tutti i corsi dicendo: ah, state attenti, quando si fa una riforma delle pensioni bisogna essere molto cautelo con le transizioni. Se si dimentica la transizione significa che è una cattiva politica. Dunque se il governo prova di alleviare il peso sui pensionati della legge Fornero, non ho niente contro, perché quello che ho sentito è che la proposta del governo rivenerebbe a avere un statuto del pensionato uguale a quello della Francia. Quanto si prenderebbe le pensioni? 63 anni? Sì, c'è quota 100, quindi deve fare 100. Esatto, esatto. Dunque è simile. E allora io preferisco questo a quello che sta accadendo in Francia, e che il presidente ha deciso di abbassare il livello delle pensioni. Possiamo giocare su due variabili, la prima è il numero di anni di contribuzione o su livello delle pensioni. Adesso
il governo francese sta diminuendo le pensioni di 3% quest'anno e di 3% l'anno prossimo. Dunque una cosa seria. Ma facendo questo fa allo stesso tempo un regalo enorme al 1% della popolazione più ricca e togliere dell'imposto sulla fortuna tutta la fortuna finanziaria. Una cosa, no? È una cosa. Dunque, io mi dico che ogni paese ha il diritto di scegliere la relazione che preferisce tra le generazioni. E questa relazione è quella che determina, per me, il livello d'occupazione dei giovani e il livello delle pensioni dei vecchi e l'età pensionabile. Perché si sa in ogni modo che la solidarietà intergenerazionale esiste. E esiste soprattutto, direi, in Italia, perché se non esisteva in Italia, dove il welfare state è molto più piccolo che lo è in Francia, sarebbe terribile. Ma esiste in Italia e esiste in parte, perché le pensioni sono la sola cosa che è stata fatta bene all'inizio. Un po' demagogica perché hanno avuto troppo esagerazione. Ma qui uno che mi dice che le pensioni la gente le prende a 63 da 3 anni, questo mi pare normale, non anormale. 67 mi sembra brutale. Però ci sono dei, come dire, conti, previsioni di vita. Però dobbiamo purtroppo chiudere perché il tempo è. Abbiamo ancora per un'altra domanda. Le chiedo... perché? Perché c'è il diritto? Beh, vabbè, va bene. No, credo che dobbiamo... Sì, non era questa la formula di questa sera, in altri dibattiti c'è stato lo spazio per le domande, questa volta no. Noi dobbiamo... Sì, vabbè. Volevo chiederle, visto, insomma, immagino che uscirà rinfrancato da questo dibattito il ministro Tria, un po' visto che ha, come dire, la settimana apre in una maniera almeno confortata dalle sue posizioni sulla politica economica del nostro governo, volevo farle un'ultimissima domanda. Secondo lei la interdipendenza monetaria dell'Italia è una condizione irreversibile? In altre parole, lei lo vede il rischio nella situazione che c'è di un'uscita dall'euro? Niente rischio di questo, non lo vedo, perché questo significherebbe la fine dell'Europa. E quindi... L'Europa non può fare senza l'Italia, bisogna capirlo. L'Italia è il centro, con la Grecia, culturale dell'Europa. Quindi scusi, per capire, se si va verso una, come dire, una scommessa per cui... andiamo avanti, andiamo allo scontro perché l'Europa non può permettere che l'Italia fallisca in qualche modo, il vecchio too big to fail è così, è una scommessa che l'Italia vince, no, facendo credo così. Credo che c'è per il momento un'attitudine che capisco molto bene, ci sono due attori, il governo italiano e tecnocrati europei, il governo
europei e i governi. I governi non dicono molto, eh? I governi non dicono molto. La Germania, sì. Solo la Germania dice quello. Gli altri la voce non la sento. Non è vero? Lei ha sentito altre voci? Sì, ho sentito otto paesi. L'Austria, ho sentito Kurz, ho sentito otto paesi. Sì, l'Austria, sì. Sì, questo. Ma boh, questo si può immaginare le ragioni di questo. Dunque, io dire anche i governi, la Commissione, i tecnici e l'Italia. E si osservano. Per il momento l'Italia ha fatto un piccolo movimento, 0,4% del PIL. Non è molto. No, non credono che sia quello. Ah. Ma abbiamo il 26 maggio le elezioni europee. Tra oggi e il 26 maggio non vedo niente di grave succedere. Il 26 maggio dipende tutto come vanno a svolgere le elezioni europee. Come la grande probabilità è che in ogni modo, anche se non vincono le elezioni europee, e non credo che possano vincerle, i partiti estremisti saranno molto più forti nel Parlamento che viene che nel precedente Parlamento. E dunque mi dice forse che questo va a fare pensare gli attori che si affrontano su questo campo che diventa un campo dove c'è un disastro, no? Grazie. Thank you.